Benvenuti o bentornati sul canale della Legione, dal vostro amichevole Sgamu di quartiere. Ormai sia Xbox Series X che PS5 sono entrate nelle nostre case, cioè PS5 non proprio, più o meno. Ma l'old gen ha ancora dei giochi validi, ovvero le esclusive. Vediamo insieme in questo video le migliori esclusive della scorsa generazione di console che ci hanno lasciato. Inoltre, a fine video, vi darò la mia personale opinione sulle console che ha le migliori esclusive. Partiamo! Bloodborne è un action RPG realizzato da From Software, studio già conosciuto per i suoi precedenti lavori relativi all'apprezzata serie Dark Souls. Nel titolo ci troveremo a combattere nell'antica città di Yharnam, flagellata da una strana malattia legata al sangue che si diffonde per le strade. Il gameplay, fortemente ispirato a Dark Souls, sprona il giocatore a continuare l'avventura nonostante l'elevata difficoltà. Vi consiglio di acquistare l'edizione Game of the Year, che comprende il gioco completo originale e l'espansione The Old Hunters. Questo pittoresco Metroidvania è capace di trascinarvi in atmosfere uniche e al contempo di offrire un livello di sfida da non sottovalutare. Nel seguire Ori nella sua avventura sarete accompagnati da una colonna sonora commovente e meravigliosa, in un'opera d'insieme che è senza dubbio uno dei punti più alti raggiunti dalla libreria di videogiochi Xbox. Si tratta di un titolo dall'assoluta eccellenza artistica, in grado di catturare il giocatore e trasportarlo in un mondo gretto e ricco di insidie, dove i veri nemici non sono solo le creature infette e modificate dal Cordyceps, ma gli altri esseri umani, ormai allo sbando dopo la caduta della civiltà come la conosciamo. The Last of Us Parte 2 ci vedrà vestire i panni di Ellie, la ragazza che dovevamo proteggere nel primo capitolo della serie. Senza fare spoiler, vi assicuro che vi aspetta un viaggio lungo ed emozionante, che vi segnerà per sempre. Serie storica Xbox, il videogioco firmato The Decollision è uno spettacolare sparatutto in terza persona in cui, nel contesto narrativo della saga, potete armarvi di un arsenale spietato per affrontare la campagna, che vi porterà in scenari di ogni genere, dal deserto ai ghiacciai, tra protagonisti storici e altri che dovrete ancora scoprire. Il gioco include anche la possibilità di giocare in cooperativa con gli amici, sia in split screen che online, e presenta una modalità multiplayer per il gioco competitivo. Ultima grande esclusiva realizzata da Sucker Punch è un action ambientato nel Giappone feudale. Nel titolo vestirete i panni di Jin Sakai, uno degli ultimi samurai rimasti, pronto a fare qualunque cosa per ridare dignità e libertà alle proprie gente, in un contesto storico dove un popolo inerme subisce violenze, razzie, viene torturato e messo in ginocchio dalla sete di conquista dei mongoli. È probabilmente il miglior gioco sul Giappone mai creato per livello di fedeltà e capacità di saper tratteggiare paesaggi mozzafiato che si perdono in orizzonti dipinti dai colori sgargianti della natura in fiore dove si perde la bussola. Oasi d'acqua termale tra radure profonde e montagne da scalare. Ricco di personalità, è stata una delle prime esclusive Xbox One ad accompagnare la console sul mercato, a firma dei veterani di Insomniac Games, ambientato nel 2027 in una distopica Sunset City in cui un energy drink sfuggito di mano ha trasformato gli abitanti in mutanti. Il gioco vi chiede di risolvere il problema a modo vostro, mettendovi a disposizione un arsenale di armi completamente fuori di testa. Uno dei giochi di ruolo di stampo nipponico più apprezzati di sempre, la qualità del gameplay, la versatilità del sistema di combattimento e la strabordante quantità di contenuti lo rendono consigliabile anche a quanti avessero una versione per i JRPG. Se non vi ricredete con il capolavoro Atlus, probabilmente non lo farete mai più. Se avete sempre sognato un videogioco dedicato ai pirati con cui divertirvi, in un grande mondo online in cui diventare i terrori dei sette mari, Rare ha dato i natali al titolo che fa per voi. Vivrete un'avventura in un universo condiviso online, dove dovete mettere insieme la vostra ciurma e trasformarvi nel pirata dei vostri sogni. Vi ritroverete al centro di un mondo tutto da scoprire ed esplorare, dove ogni isola può nascondere un tesoro, ma anche mostri insidi. Dopo l'incredibile trilogia iniziata su PS2 e continuata su PS3, Kratos torna più feroce che mai anche su PS4, iniziando un nuovo capitolo della sua vita. Lasciatosi alle spalle la sete di vendetta verso gli dei dell'Olimpo, il nostro eroe si rifugia in terra norrena. A differenza dei precedenti capitoli, questa volta cambia la visuale, ora costantemente alle spalle del personaggio ed il gameplay. Infatti, a seguirci nella nostra avventura ci sarà nostro figlio, Atreus, che ci darà una mano durante i combattimenti e per la risoluzione degli enigmi. God of War è un gioco appassionante, lungo ed intenso, che vi terrà incollati allo schermo sino ai titoli di coda. Non si può pensare a Xbox senza pensare a Master Chief, ed è uno dei motivi per cui è un'altra delle tappe irrinunciabili per qualsiasi possessore di Xbox. Il titolo, che riprende in un'unica soluzione l'intera saga di Master Chief, comprende anche tutte le 25 mappe multiplayer dei giochi originali, supportando anche il multiplayer sia online che in locale. A tutto ciò si sommano ben 45 missioni complessive per la campagna, che mettono insieme l'esperienza di Halo definitiva in attesa di Infinite. Ed ecco alcune menzioni onorevoli.
Siamo giunti a fine video e adesso vi dirò chi secondo me ha le migliori esclusive. Dal mio punto di vista, la vincitrice è Sony, sia per la qualità dei giochi, ma soprattutto per la capacità di rendere iconici i suoi personaggi. Protagonisti come Kratos o Aloy sono ormai conosciuti e amati da tutti. E secondo voi invece? Fatecelo sapere qui sotto con un bel commento. Per questo video è tutto, se volete sostenerci iscrivetevi al canale, mettete like e commentate qui su. Vi ricordo inoltre di seguirci su Instagram, iscrivervi al nostro server Discord e al nostro canale Twitch dove andiamo in live. Vi ringrazio per aver guardato, Sgamu out!